Ehi, Katy, carino da parte tua pensare che Cem mi avrebbe perdonata per l'incidente con Axel. Oh, attento al mio profumo! Sembrare pessimista, ma mi sembra ancora arrabbiato. Ok, Cemmino, io lo capisco che il mio colloquio con Axel ti ferisca, ma la pace sarebbe già qualcosa, anche perché potrei venire con te a scuola. Non trasporto puttane sul mio motorino. Non chiamarmi in quel modo. E tu non andare a letto con tutti, sciampista. Sei arrabbiato perché io l'ho fatto e tu no. Potrei avere chiunque se lo volessi. Certo, bastano 50 euro. Tu con Axel l'hai fatto gratis. Ma non potreste farlo quando sarete sposati? Potresti fermarlo? Gestione congiunta del conto. Sì, così le cose saranno molto più semplici e avremo tutto in comune, assicurazione, previdenza, tasse sui... Metti, non voglio prima leggerlo, ma ora devo portare Elena a scuola. Queste frenate mattutine finiranno prima o poi? Oggi abbiamo laboratorio, ma se vuoi posso anche non presentarmi. Cem mi chiama puttana e poi mi tratta male. Cosa? Come ti ha chiamato? Sì, ma tu dovresti... cercare di capirlo, parlare con lui, andarci d'accordo. Distruggerlo. Cosa? Soprattutto come? Con le armi di una donna, perfidia, astuzia e malignità, devi vendicarti. Mostragli i suoi limiti, finché capirà che una Schneider va sempre rispettata. Mamma, questo non è molto pedagogico. Ma da questo conflitto dipende la tua quota di potere femminile. Oh, Dio, scusi tanto, signora, la prego. È solamente un'auto. Allora, trova i suoi punti deboli, ma fai in modo che impari qualcosa, è sempre tuo fratello. Quindi il mio animo femminile può distruggerlo. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Morning! Dobbiamo parlare dei vestiti della damigella. Se ti vesti così non ti faccio venire. Ma no, Wolf e Gesù, io ho pensato di vestirmi da Maria. Vuoi sedurre tuo figlio? Io sono Maria Maddalena. Ti sei cercata l'unica donna di facili costumi che c'è in tutto il Vangelo. Metin vuole unire i nostri conti correnti. Tu chi sei, Tirchia? Dimmi che significa. Che entrambi potrete accedere ai vostri conti correnti. Come, prego? È impazzito. Gli ha dato di volta il cervello. È una cosa che fanno molte coppie, per non dire tutte. Io non sono tutte le coppie e nel matrimonio conserverò la mia individualità. Ti prego, Doris, non litigare, ti prego. Salutami, Gesù. Essere subdoli è una cosa divertente. Ehi! Finché non ti scoprono! Ehi! Quando è la crocifissione, Madre Teresa? Grazie! Ma per cosa? Velo, il tuo corano tascabile e il tuo Iron di saluto. Cem sarà con noi, sarà stupendo. Cem? Davvero? Senti, Yagmur, non posso far parte dei musulmani, ho male alla schiena e non posso stare in preghiera. Era un attacco cristiano terroristico. I greci non sono benvenuti, tu vuoi stare con Cem e basta. Scherzi, vero? A me interessa la tua religione già da tempo. Davvero?
Per il paradiso da questa parte. Ehi, bel trucco. Così non dobbiamo andare in gruppi diversi. Trucco? Oh, Lena! Tu non hai ancora un gruppo, vero? Io sono il mio gruppo. Naturalmente. Ulla! Lena, questa è Ulla Yarmushke. Ulla, questa è Lena Schneider e insieme farete un bel gruppo. Ciao, faccio parte del gruppo evangelico. Cacchio, io no. E insieme vi divertirete proprio tanto, tanto. Bene, dunque, tu sei nuova? Vengo a scuola da 4 anni. Ma solamente a Pasqua, forse? Sì, beh, ma adesso avremo del tempo per conoscerci. Potremo imparare salmi per il bibbio a bingo con gli anziani. Oppure potremo fare dei biscotti a bingo. La cucina è un buon posto, così potremo andarcene di qui avanti. Okidoki! Sì, ho capito. L'ho capita ora, la battuta sulla Pasqua, per via della risurrezione. Ah, che simpaticona! La santa e la puttanella si sono trovate quelle due. Conosci quel ragazzo turco? Si è comportato male quando è venuto in chiesa. Con una persona così i genitori devono aver fatto molti errori. È il mio fratellastro. Ops, ho fatto una gaffa. Cem è un grandissimo idiota innamorato di se stesso che andrebbe preso per bene a calci nel sedere, beduino. È cattivo anche con te. Da quando è successo il fattaccio? Certi ragazzi non hanno niente eccetto il corpo. Sei più interessante di come sembri. Ci sono poche ragazze con cui parlare di sesso. La maggior parte sono immature e senza esperienza. Per questo la Bibbia dice di moltiplicarci. Ma non con i turchi. Amen. Oh, sono senza forze perché sono affamata. Hai qualcosa da mangiare? Tempo fa, mentre suonavo l'organo, sono caduta dalla balaustra. Ma non è successo niente. Mia madre ha detto che il buon Dio ha di nuovo chiuso un occhio. Ehi, guarda che è fresca. Le mele mi fanno paura. Per il peccato originale. Scherzo! A volte sono davvero buffa. Con me c'è sempre da farsi una risata, te lo posso assicurare. E per questo il mio conto è una cosa a cui non posso rinunciare. Risultato, tu vuoi sposarmi, ma non fino in fondo. Lavora sul metodo PPG, prendila personalmente e generalizza. Tu non mi lasci guidare la tua automobile. Io ti ho già fatto fare una seconda chiave. Perché non posso prendere la chiave del capo? E questo è il premio per essermi innamorato di una donna come te. Con questo atteggiamento non avrai i miei soldi. Io non ho bisogno dei tuoi soldi. È solamente un gesto simbolico. Mi viene il dubbio che tu abbia paura che scopra per cosa spendi tutti i tuoi soldi. Questo è ridicolo. Ah sì? E che cosa sono quelle buste nascoste nella tua auto? A volte vedo che le porti in cantina di notte. Mi stai controllando? Allora è vero, hai un segreto. E quando mio padre fa la predica, io gioco con i bambini del catechismo. Ma normalmente suono l'organo, a volte suono Smoke on the Water. Ma solo quando la mamma non c'è, lei è con i gerusalemitani. E la tua di che cosa si occupa? Dove vai? Metin? Cacchio! Già, mia madre si sposa, insomma, dipende da come le gira. Siete tutti musulmani? No! Solo i turchi. Mia madre e io siamo praticanti atee. Non ha il battesimo. La spiritualità si trova in noi stessi, non nell'acqua stantia. Sono Doris. Io volevo farmi cresimare, ma il nuovo stereo me l'hanno regalato lo stesso. Bene, ora andiamo in cucina. Ah, sì? Ah, no! Vieni. Il nostro salotto. Là dietro c'è la cucina e lo studio. Mamma e io cuciniamo molto spesso e poi ci inventiamo delle ricette. Ragazze, guardate che cos'ho qui di bello. Tenetevi forte, c'è anche un programma speciale per l'impasto. Pensa di diventare una casalinga modello se compra tanti elettrodomestici per la cucina. Oh, dai, Lena, ogni donna sogna degli elettrodomestici.
Dai, si comincia. Come va con Cem? Ulla sta dalla mia parte. Oh, benissimo, coalizzatevi. Beh, sì, Cem avrà la sua punizione. Al più tardi, quando verrà il giorno del giudizio universale. Sì, ma così lui mi tormenterebbe fino alla sua morte. Sì, esatto. Giusto. È proprio una cosa stupida. Ma è una cosa da femminucce, Costa. Perché dobbiamo imparare come si sistema un velo? Io trovo che i veli siano proprio affascinanti. Attento, mi dici che cos'hai? Abbi un po' di rispetto per Allah, va bene? Perché è la religione di tua sorella. Forse andava messo il coperchio. Ti puoi fare la doccia di sopra, poi ti darò qualcosa di pulito, ok? Manca ancora l'aroma del rum. Non dire niente, erano i miei occhiali, vero? E ti faccio un succo di carote. Fa bene alla vista. Lena, sei tu? Non direi, ma potrei diventarla. Questa è Ulla Yarmouche, Cem, la santa. Alleluia. Beduino. Che cosa fa? Le smorfie. Attenzione al mobile. Potresti prendermi le lenti a contatto d'emergenza nella mia borsa? Cem è un tale cretino e per di più un macio superficiale. Devi vedere come ti fissava le tette. Per forza. Io sembro Maria Maddalena. Il testosterone gli fa andare il sangue al cervello. È ancora un immaturo. Forse dovrei sedurlo e poi lasciarlo immediatamente. Così capirà che non è così splendido come pensa di essere. Tu vuoi sedurlo? Sì. Ho delle scarpe basse molto chic. Potrei somigliare ad un'attrice. E allora... al lavoro, tesoro. Vediamo di tirare fuori qualcosa di buono. Le patate non legano molto col succo di carote, Dodo. No, come no, l'ho visto fare in televisione, verrà buonissimo. Ah, e da quant'è che è il mixer in casa? Nuovo di zecca. Ti manca solo il forno per fare il pane. A te manca qualche rotella. Vabbè a casa. Cosa fai? Nascondi l'hashish. Anche? Oh, compra elettrodomestici, la signora. Ti odio, Oka! Il tuo livello linguistico è regredito, gallina! Sì, spendo soldi per queste cose, ma ogni brava casalinga ha gli elettrodomestici per la sua cucina. E non provare a contraddirmi. Anche se poi non so usarne nemmeno uno. Non ce l'ho con te. Il mio primo pane fatto in casa. Oh, grazie. E cos'è questo? Carta straccia? I miei documenti bancari sono i tuoi documenti bancari. Doris. Oh. Coniglietto mio. Raccolta si trovano cose ancora carine. Che bello, rifacciamolo, eh? Sì, ma sfruttano i bambini per questo, è una vera follia. Cem si innamorerà di te e sarà disperato quando lo pianterai in asso. Amen. Un biscotto bianco salva un bambino in Europa, uno marrone ne salva uno in Africa. Ehi, Costa, ne compri qualcuno? No, grazie. Non ora, perché noi stiamo simulando il Ramadan. Missione, tendi la trappola, vai! Allora, Ulla, io vado a prendermi un caffeino, eh? Potrebbe volerci un'ora!
pensa al nostro piano. Prima fai un po' la timida, quindi mostragli i tuoi argomenti e poi... Lo so quello che è provocante. A volte guardo addirittura in TV. Quanto costano i biscotti? Sono ad offerta libera. Ops, sono caduti. Scusami per l'altro giorno in chiesa e per la croce. Insomma, io non sono un demonio. Io sono solo turco. Se Dio può perdonare, posso farlo anch'io? Sì, Dio è proprio forte. Che ne dici se ti invito al cinema come in riconciliazione? Sì. Sì, certo. Allo Spiller alle 5? Okidoki. Metto in ordine i documenti. Io ti amo. Ti amo anch'io. Io non capisco, bevo solamente tè e ingrasso lo stesso. Guadagna così tanto, Doris. E per cosa? E perché alla fine rimane così poco? Le sue spese vanno tutte a finire per alcune donazioni. Guarda, Greenpeace, WWF, Vice Ring, Survival International, UNICEF. E questo cos'è? Mexicano EV. Sciamani in Amazzonia, Metin. Come? E perché gli versa 200 euro al mese? Tu versi ancora a Marcus dei soldi, 200 euro ogni mese. Tu come fai a saperlo? Metina... Non lo sa ancora, ma se scopre che Marcus che li riceve... Se tu non glielo dirai... Perché no, Doris? Marcus non ce la fa da solo, è anche mio quel pezzo di foresta vergine. E se io non gli mando più niente, non riuscirà a far superare a quei primitivi la stagione secca. E poi, dopo tanti anni che non ci sentiamo, non voglio chiamarlo solo per dirgli non avrei più un centesimo, perché io mi sposo. Lo sai che lui è sempre stato un tipo geloso? Mexicano EV, fondatore Marcus Lemke. Lemke, Mexicano EV. Osturk, ispettore del fisco. La sua associazione negli ultimi 5 anni non ha fornito alcuna documentazione. Può venire a prendersela. Amazzonia del Sud, terza yucca a destra. Io rivoglio le ultime donazioni di Doris Schneider, è chiaro? Lei conosce Doris Schneider? Presto ci sposeremo. E se non fossi di buon umore per questo, la farei arrestare dai miei colleghi sudamericani. Doris si sposa. Dovevo incontrarlo 2 ore e mezzo fa ormai. Già, e purtroppo ha aspettato inutilmente l'irresistibile Cem. Così capirà di non essere il più figo del mondo. Credi che sarà triste? Cem, non so neanche come si scrive la parola triste. E poi conosco alcune ragazze che lui ha... Sì, insomma, anche con loro lui ha... Sì, ma oggi a scuola è stato davvero molto dolce. Si è addirittura scusato. E non si è comportato come un viscido. Però lui è viscido. Sì. Ma che ti senti in colpa? No, che sciocchezza. È che io ho un cuore grande e generoso. E poi, una volta sono stata da un cardiologo e ha detto che il mio è più grande del normale, sai? Certo. Ascoltami, Ulla. Tu adesso vai là e gli spieghi che può anche andare a quel paese e che lui non ti è mai interessato. E così potrà riflettere se discriminare le donne solo perché sono... più spregiudicate. È stato bello fare laboratorio con te, Costa, grazie. Ne sei sicura? Mm-hmm. Ho una cosa per te che ti concederà la grazia. Laila la mo amadurra suluilla. E adesso tu. Ullala mo amedali fisula. Diciamo che è valido. Sei un musulmano? Davvero? Mm-hmm.
Il tuo nome sarà Hanif ed è islamico, colui che segue la giusta fede. Musulmano. Dio sia lodato. Allah sia con te. Ehi, che cosa ci fai qui? Stavo aspettando te. Ma ora sono stanco. Ehi, ma perché con me le donne si accaniscono? Voglio dire, mi prendono tutte in giro, cosa? Oh, caro Cem. Ehi! Ehi! Che cosa ci fai qui? Ehi, Cem, caro, sei qui, ti stavo aspettando. Sei bagnato? Sì, 3 ore di pioggia. Hai le labbra tutte blu. Hai aggiustato i tuoi occhiali, vedo. Che cosa? Ah, no, questi sono i miei vecchi occhiali di riserva. Infatti non ci vedo comunque. Ulla Yarmushk dice salve. Ulla, sei allo Spiller? Sì, sì, hai indovinato. E allora hai chiuso con Cem? No, non ancora, ma lo faccio subito, con piacere, quindi... Dio sia lodato, eh? Ci vediamo. Adesso sarà così triste che mi chiamerà. E io non risponderò. Beh, sì, magari sì. Senti, hai già impegni per domani? Perché oggi ho poco tempo. Domani? Sì, sono libero. Cioè, in effetti non lo sono. Ma libero. Dio sia lodato. Potete accendere come in B14, vediamo. Lo sai che tra le società a cui mandi i soldi ce n'è una molto losca? Li ho chiamati stamattina. Combinano qualcosa di strano. Cocaina a volontà. Di quale parli, Greenpeace? No. Mexicano e Vu. Tu hai sentito Marcus? Sì, beh, era questo il nome. Era proprio un bel tipo. Normalmente lo avrei denunciato all'istante, ma gli ho detto che ha avuto fortuna perché mi sposerò tra poco e sono di buon umore. Tu hai detto al mio ex che stiamo per sposarci? Ah, quello lì era il tuo Marcus? E perché gli mandi i soldi? Altrimenti la sua tribù non supera la stagione secca. Oh no, coniglietto uno. E lui cosa ha detto? Era furente? Credi che venga con la zattera fino in Germania per dare a Metin quello che si merita? Sono io il tuo capotribù, coniglietto. O dai, Dio, o gonghe? Ma chi vuole Lufthansa? Oppa, Urungu. Kikikoko. Magari ci possiamo vedere. Vederci, certo. Con quella proprio non si può fare. Stai parlando di me? Dimenticavo. Tu sbagli ancora per me? Quando ho conosciuto Metin, Marcus l'avevo dimenticato. Ma è normale che abbiamo ancora in testa i nostri vecchi partner. Come, prego? Non è il caso di dire una preghiera per il pasto? Preghiera per il pasto? Forse è a disagio perché sono più figa.